verso il governo peruano e il nostro governo. Allora io sono andato a visitare il Natale dell'84 con questo fratello, infatti siamo andati insieme. Come io ero già in botti, diciamo, vado, approfitto per visitare anche i miei confratelli che non conosco. Per esempio c'era padre Michele, adesso l'attuale padre generale, era lì come padre Michele, appena arrivato qualche anno prima. Padre Pedro, che conoscete altri, no? Ma io non lo conoscevo, andiamo a visitare. Allora io dico al mio papà, voglio andare a visitare questi miei confratelli. Ma dove sono? Ah, sono in Lima, in un posto che si chiama La Vittoria. Allora mio papà va nei suoi scuole e dice: guarda, il mio figlio vuole andare a visitare i suoi colleghi che si incontrano a Vittoria. E loro dicevano: ma lui può andare e tu no. No, lì è pericoloso per te, perché tu sei rappresentante del governo americano e lì c'è questo sendero luminoso che nel tempo passato erano terroristi, questi comunisti. Io ho detto: allora dove vado? Mio papà non può andare. Era la mia prima esperienza che ho avuto come religioso di un posto abbastanza sperduto, non so se siete stati voi, Sagrada Famiglia, in Lima, voi che siete stati La davvero vittoria. a Vittoria. Però com'è adesso è molto migliore, molto migliore, migliorato 10.000 volte, non potete immaginare, era molto male, no? E io sono andato lì, io che ero americano, sempre middle class, sempre tutto quello che avevo bisogno, anche se i genitori non è che davano tutto perché eravamo in sé. Però la prima esperienza che ho avuto, diciamo, di povertà, di disagio sociale, era impressionante, no? E anche un po' spaventoso. Per dire la verità, sono stato contento di tornare a casa dei miei, che era un posto ricco, no? San Isidro, un posto bello. Però mi ha fatto cominciare a pensare: allora, se io davvero voglio fare volta di povertà, cosa vuol dire? Se questa gente qua deve vivere in questo mese di queste cose, c'è non so, montagne di immondizia, no? C'è una cosa proprio spaventosa.